Buonasera. Vi prego, lasciatemi entrare un momento. Cosa desiderate? Vi spiegherò dopo. Prego. C'è un uomo che mi segue. Non sapevo come liberarmi ed allora... Un uomo che vi segue? Forse adesso si è allontanato. No, no, è ancora lì, guardate. Mi aspetta, non vuole andarsene. Ci penso io. Cosa gli volete fare? Lasciate fare a me, sono stato campione regionale dei pesi massimi. Non gli fate del male? No, non ce ne sarà bisogno. Due paroline basteranno. No, ma... Voi, perché seguite quella... Signor Conte. Di un po', Cesare. Cosa ti ha detto quella signora? Ah, diceva che c'era un signore che la seguiva. Presto, Cesare, prendimi per il petto. Su, presto, fai quello che ti dico. Prendimi per il petto, ti ho detto, scuotimi forte, con violenza, scuotimi, più forte. Via. Ma come mi fai E adesso basta. Ascolta, tu non mi conosci, è chiaro. E mi hai dato una buona lezione. Ora metti la casa a sua disposizione e vai a dormire. E non ti meravigliare di niente. Bene, signor Conte. Dunque? State tranquilla, non vi darà più fastidio. Che cosa gli avete fatto? Oh, niente di male, due paroline. Allora me ne posso andare? No, no. Vi consiglierei di fermarvi ancora un poco. Può darsi che sia rimasto a ronzare qui d'intorno e non vedendovi uscire, crederà che abitiate qui e se ne andrà per i fatti suoi. Eh già, avete ragione. Intanto, se volete accomodarvi nel salone. Grazie. Ma cosa dirà la padrona di questa casa? Qui non c'è che il padrone, che è assente, ma che ritornerà domani sera e potrete rimanere quanto vorrete. Prego. Accomodatevi. Grazie. Qui avete tutto. Dei giornali, delle riviste, dei libri. Se volete bere, c'è il bar. Grazie, ma io... Per qualunque cosa, sono ai vostri ordini. Pronto? Ah, finalmente. Pronto? Parlo con la casa del Conte Torresi? Sì, credo. Sì, la casa del Conte Torresi. Ah, voi siete la cameriera? No, io non sono la cameriera. E allora chi siete? Chi sono? Io sono... Non ve lo posso dire. Come? Non lo potete dire? Ah, si può immaginare facilmente. Adesso capisco tutto. Ma me la pagherà, eh? Chiamatela al telefono. Come? Non c'è? Ma chi la date ad intendere? Mi pigliate per una stupida? Ha paura, poverino, eh? Beh, ditegli da parte mia che è un vigliacco. Glielo dirò. Incredibile.